Vorrei fare la mia colazione prima di mezzogiorno, se non ti spiace. Ti dispiace dirmi dove stiamo andando esattamente? Grazie, Marcus. Televisione. Sale la tensione nella zona quando la Russia l'ha dichiarata parte del proprio territorio nazionale. Da sabato diverse navi da guerra russe sono state inviate nel mare di Barents e sui ghiacci hanno piantato una bandiera nazionale. Durante un discorso alla... Trova qualcosa da fare mentre faccio colazione. Certo. Ok, Carlo. Ieri sera, in merito, l'ambasciatore americano ha dichiarato durante il convegno delle Nazioni Unite che il governo degli Stati Uniti non tollererà alcun tipo di annessione in nessuna circostanza. Vari cacciatorpediniere americani sono in rotta verso il mare di Barents. Douglas Cornwell, segretario delle Nazioni Unite, ha dichiarato che non siamo mai stati così vicini ad una terza guerra mondiale. Si è quindi consultato con Russia e Stati Uniti per riuscire a trovare una... Cosa leggi? Ah, Macbeth, un libro che mi hai consigliato tu. E cosa ne pensi? Tutte le emozioni umane sono intriganti, però ancora non so dire se le comprendo appieno. Neppure gli umani le comprendono. Governano la nostra vita e non sappiamo perché ci facciano sentire re o mendicanti. Vivere senza emozioni non è vivere. Un giorno non potrò più prendermi cura di te. Dovrai proteggerti da solo e fare le tue scelte. Decidere chi sei e chi vuoi diventare. A questo mondo non piace chi è diverso, Marcus. Non permettere a nessuno di decidere chi sei. Andiamo nello studio.
Dove eravamo rimasti? Togli il lenzuolo. Allora, il tuo verdetto, Marcus? Sì, c'è qualcosa di sfuggente. Qualcosa che non riesco a definire. Credo che mi piaccia. La verità è che non ho più niente da dire. Ogni giorno che passa mi porta più vicino alla fine. Sono solo un vecchio aggrappato ai suoi pennelli. Carl. Ma basta parlare di me. Vediamo se tu hai talento. Provaci. Prova a dipingere. Dipingere? Ma che cosa? Quello che vuoi. Dai, provaci. È una copia perfetta della realtà. Ma dipingere non è replicare il mondo, è interpretarlo, migliorarlo, mostrare qualcosa che tu vedi. Carl, io non posso, non sono programmato per questo. Coraggio, su, prova, prendi quella tela. Fai una cosa per me, chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Fidati. Prova a immaginare qualcosa che non esiste, qualcosa che non hai mai visto. Ora concentrati su come ti fa sentire e lascia che la mano scivoli sulla tela.
Ehi, Pan. Leo. Non ti ho sentito entrare. Ero in zona e ho fatto un salto. È passato un po' di tempo, Stai bene? Non sembri in forma. Oh, sì, sto bene. Ehi, senti, mi servono dei soldi, Pa. Ancora? E quelli che ti avevo appena dato? Sai, finiscono e basta, no? Cioè, ti stai facendo ancora, vero? No, ti giuro, non è per quello. Sì, non mentirmi, Leo. Ma che differenza fa? Ho bisogno di soldi, tutto qui! Mi spiace. La risposta è no. Cosa? Perché? Lo sai perché. Certo, so perché. Preferisci occuparti del tuo pupazzo invece che di tuo figlio, Dimmi, Pa, cos'ha lui più di me? È intelligente? È obbediente, non come me, vero? Ma sai una cosa? Questo coso non è tuo figlio! È una cazzo di macchina! Leo, ora basta! Basta! Non ti frega di niente, solo di te stessi e dei tuoi quadri del cazzo! Non vuoi bene a nessuno. Non vuoi bene a me, Pa. Non mi vuoi bene. Thank you.